Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, oggi ci troviamo in una location che sicuramente qualcuno di voi conoscerà. Infatti sono a Morbegno presso la palestra Will Power, dove ho registrato anche il primo video di Calisthenics che ho pubblicato sul canale, che se non avete visto vi lascio nella I in alto a destra. Nello scorso video abbiamo testato il mio livello che avevo a febbraio e mi sono prefissato degli obiettivi che dovevo raggiungere appunto entro giugno, che è quando stiamo registrando questo video, quindi a distanza di 4 mesi circa. Per quanto riguarda il mio percorso che ho fatto in questi 4 mesi e il livello che ho raggiunto man mano, ho pubblicato contenuti sul mio profilo Instagram, quindi mi raccomando, andate a seguirmi lì. Seguite anche lui, il coach, che senza di lui sicuramente non sarei riuscito a raggiungere il livello che ho raggiunto oggi. E seguite anche Tom, il videomaker, sempre dietro alla telecamera. Adesso iniziamo a testare il primo esercizio. Perfetto ragazzi, allora qui abbiamo 47,5 kg, che è il mio record attuale, che abbiamo appunto testato nello scorso video. L'obiettivo che mi ero prefissato era zavorrare il 75% del mio peso corporeo, che io adesso essendo 75 kg, il 75% è 56 kg. Adesso iniziamo a provare il vecchio record e poi saliamo con le zavorre. Perfetto, adesso primo test, 47,5 kg. Easy! Benissimo. Perfetto, allora 47,5 andati su, easy easy. Adesso prossimo test, 50 kg. No problem. Porca troia. Direttamente 56 kg, quindi obiettivo. Se non si tira su questa, sulla casa questa massa. 56 kg. Vai che iniziano a essere pesi da uomo. Tocca, tira come un drago. Sì che va, 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 su! C'è! Ah! Tira come un drago. Sì che va, 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 su! C'è! Ah! Puttana! Buono! Fatto! Cazzo! Sì, così. Perfetto ragazzi, allora, primo obiettivo andato, raggiunto, perfetto. Adesso, altro esercizio che volevo raggiungere e che vedremo adesso se ho raggiunto, è l'OAP, ovvero la trazione con un braccio. Per far sì che questo esercizio sia considerato valido, come nelle trazioni, bisogna superare la sbarra con il mento. E adesso proviamo. Via la maglietta, meno peso. Nudo! Nudo. Nike, ringraziamo Nike per i boxer. Grazie Nike per i boxer, me li ha mandati ovviamente. Sì, perfetto. Ma come cazzo va su? Niente, anche questo obiettivo raggiunto, direi proprio nel chill. Adesso, prossimo esercizio, 90 degree push-up, che non vi farà vedere il coach, come nello scorso video, perché questa volta ve lo farò vedere io. Adesso tempo di riposarmi 2 minutini e poi lo facciamo. Ok, adesso vediamo se riesco a fare questo esercizio qua. Tieni il core, inizia a chiuderlo. Ok, buono, buono. Tienilo lì, tieni chiuso. Sì, chiudi core, core. Boom, su. Buono. Sì, così, anche questo obiettivo raggiunto. Benissimo, molto bene, molto, molto bene. Ok, ragazzi, quarto esercizio da testare, il front lever. Il livello che ho raggiunto oggi, dopo 4 mesi, è questo. Ok. Sì. Boom. Cioè, anche questo obiettivo l'ho raggiunto, comunque adesso l'ho tenuto un 2-3 secondi, riesco a tenerlo anche di più, però già ho iniziato a fare trazioni zavorrate, esercizi abbastanza complicati, quindi sono già un po' stanco. Se volete vedere magari anche il mio livello da fresco in tutti gli esercizi, mi raccomando, link in descrizione del mio profilo Instagram. Ok, allora, quinto esercizio, Bent Arm Planche, nella versione full. Nello scorso video non mi ricordo di preciso quanto avevo tenuto, però se non sbaglio tra i 6 e i 7 secondi. Adesso vedremo il secondaggio attuale di questo esercizio. 3, 2, 1. Sì, bello. Tieni. Bella, bella. Sì, linea perfetta. Altezza va bene. Sì. Tienilo lì. Che non scendere di più. Ah. 12,81. 12,81. Raddoppiato praticamente. Figa.
Molto bene. Va bene, quindi 12 e 81. 12 secondi 81, che ad occhio ho circa raddoppiato il vecchio record, quindi sono contento. Adesso ultimo esercizio, extend push up. Ok, allora ultimo esercizio da testare, gli extend push up. Nello scorso video il mio massimale era 11, quindi avevo fatto 11 piegamenti in verticale a muro. Adesso diciamo che punto ai 15, quindi 4 in più. Vediamo qual è il mio livello attuale. Dieci. Sì. Dai che c'è. Ok. Duro. Buono. Su. Buono, 16. Dai. È 17, non c'era, aiuto! 16 e mezzo. 16 e mezzo, vabbè, 16. 16 stand push up, quindi 5 in più, non è male, non è male. Perfetto, allora, gli esercizi da testare sono finiti. Adesso arriviamo alle conclusioni del video. Ok ragazzi, allora siamo giunti alla fine di questo video. Come avete potuto vedere, tutti gli obiettivi che mi ero prefissato nello scorso video sono riuscito a raggiungerli, quindi sono veramente soddisfatto. Perché diciamo che il mio livello in circa 4 mesi è proprio cambiato drasticamente. L'obiettivo di questo video è anche quello di farvi capire che il Cali è alla portata di tutti. Il Calisthenics non è solo skills o solo le cose che vedete su Instagram o su YouTube. Partendo dalle basi iniziamo a costruire un percorso che alla fine sì, vi porterà alle skills o al vostro obiettivo. Quindi ecco ragazzi, non abbiate paura di iniziare o solo di informarvi sul Calisthenics se volete iniziare un percorso, e in particolare se siete agli inizi la figura di un coach vi potrà sicuramente aiutare per evitare di farsi male piuttosto di fare esercizi sbagliati, quindi potete affidarvi tranquillamente a lui, che ha aiutato anche me in questo periodo a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato nello scorso video, e sono sicuro al 100% che senza le sue programmazioni non sarei riuscito ad arrivare al livello che ho raggiunto adesso. Quindi ecco appunto ragazzi, nella descrizione troverete il suo profilo Instagram e tutti i suoi riferimenti per iniziare un percorso con lui. E detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!